Nel vostro caso, punto F, attraverso Francesca R, a cura di VB, guida, che cosa vuol dire emanazione della coscienza? La coscienza è parte dell'essere, ma non è la sua totalità, la sua completezza. Per questo si parla di emanazione. La coscienza è fatta della stessa sostanza della conoscenza, che è mente, ma applica il divenire per poter manifestare l'essere, che è. Il processo di creazione e percezione della realtà fa da terreno esperienziale. Non è la creazione e percezione che voi da incarnati attuate nella emanazione incarnativa, ma la creazione e percezione a livello coscienziale che crea l'humus esperienziale e quindi la sede dove esperire. Nel vostro caso, parlando di sede, parliamo della terra, che, fino a quando avrà ragione di esistenza, servirà a creare la possibilità dell'esperire.